consigli degli esperti. Dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia, i nostri esperti al vostro servizio. Scheda tecnica. Buonasera a tutti, sono il dottore Tollini. Parleremo oggi del modello 730-2018, una scadenza che a breve coinvolgerà tutti i soggetti, lavoratori dipendenti o pensionati, che intendono utilizzare questo modello in alternativa al modello redditi previsti per altri soggetti, quali titolari di partita IVA, in forma assolutamente libera. La convenienza dell'elaborare il modello 730 risiede nella velocità e nella semplicità di liquidazione, soprattutto delle posizioni dichiarative che determinano un rimborso e quindi una posizione di credito ai fini dell'IRPEF che viene elaborata all'interno del dichiarativo. Fatta questa premessa, è utile evidenziare che quest'anno, per quanto attiene il dichiarativo 730, che ricordiamo si riferisce ai redditi del 2017, non si segnalano particolari novità, o quantomeno novità che certamente non riguardano in maniera estesa tutti i lavoratori dipendenti o pensionati. Le novità riguardano una maggiore detrazione per quanto attiene le spese scolastiche, che sono state sostenute nell'anno già chiuso. Altre novità riguardano, per esempio, quello che attiene le locazioni definite brevi. È una novità certamente che va attenzionata, che riguarda periodi entro i 30 giorni come periodo di locazione. E in questo caso certamente consiglio di farsi seguire da un professionista, perché la normativa, come a volte è nello spirito del legislatore, non è certamente di facile, diciamo così, interpretazione. Su quello che attiene l'elaborazione del modello 730 e l'individuazione di alcune casistiche rientranti nelle novità che citavamo, segnaliamo per gli studenti universitari fuori sede che per il 2017 hanno sostenuto spese relative a locazioni. Per questi soggetti la norma ha ampliato quello che era una precedente restrizione, eliminando di fatto il vincolo della cosiddetta fuori provincia. Quindi ripetiamo che per questi ragazzi è possibile, certamente quasi sempre in capo ai genitori, detrarre la locazione quando la distanza chilometrica è sempre pari a 100 km, ma non è più richiesto l'obbligo di trovarsi al di fuori della provincia di appartenenza. È utile precisare, sempre all'interno della novità prevista dalla legge di bilancio approvata il 27 dicembre 2017, che per i comuni montani e le zone disagiate questa distanza chilometrica si riduce a 50 km. Detto questo, esortazione, la raccomandazione che in commissione studio facciamo sempre per quanto attiene la corretta elaborazione riguarda la puntualità e l'esatto contenuto delle voci di spesa che si intendono detrarre o dedurre nel modello dichiarativo. Ricordiamo a tutti, per esempio, le spese più ricorrenti, quali possono essere gli scontrini, quali possono essere determinate spese che sono già state da parte del legislatore acquisite con i relativi canali dei soggetti che lo hanno emessi e inserite all'interno di un modello che tutti conosciamo bene, che è definito precompilato. Su questo io sono particolarmente critico, perché il modello precompilato messo a disposizione di tutti i cittadini che nello scorso anno hanno dichiarato redditi e hanno un modello CU, poco importa se da lavoro dipendente o di pensione, non è un modello ancora completo. Chi vi parla lo definisce ancora una sorta di work in progress, perché
perché è vero sì che gli scontrini quasi sempre si trovano in maniera puntuale, ma se facciamo un semplicissimo esempio per quello relativo alle spese odontoiatriche, si può riscontrare a volte che il comportamento del cliente che non ha autorizzato l'odontoiatra alla trasmissione del documento nel rispetto della privacy non potrà mai trovare riscontro all'interno del modello precompilato. Aggiungasi che il cittadino, il contribuente, è chiamato a, diciamo, per completare tutta una procedura di registrazione, di acquisizione di password, di PIN presso l'Agenzia delle Entrate, perché questa, diciamo, facilitazione, questa elaborazione possa essere concretizzata. Appare utile precisare che qualora all'interno del modello precompilato si intenta a, diciamo così, apportare una modifica, seppur minima, anche di un solo euro, è giusto ribadire che questo modello perde la sua egida. Non è più un modello semplificato, ma è un modello modificato e come tale entra nell'egida del 36-ter, che è il controllo che l'Agenzia delle Entrate si riserva per quanto attiene la documentazione allegata. Quindi è opportuno ribadire che una corretta elaborazione del dichiarativo, una profonda conoscenza di tutta quella che è la norma tributaria fiscale è l'unico strumento che può assolutamente dare garanzia ad oggi al contribuente per evitare certamente spiacevoli situazioni di recupero in termini di errori da parte dell'Agenzia delle Entrate e soprattutto per ciò che attiene la corretta, diciamo così, richiesta del rimborso. Quindi certamente sottolineo che è sicuramente utile rivolgersi ai professionisti, ai dottori commercialisti, a persone che certamente conoscono bene la normativa, perché purtroppo a volte potrebbero verificarsi siffatte situazioni che a posteriori diventano difficili da poter gestire. Io vi ringrazio di cuore per l'attenzione e auguro a tutti quanti una buona giornata. Consigli degli esperti, dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia, i nostri esperti al vostro servizio.